Si è tenuto lo scorso 9 aprile presso l'Hotel Serenella ad Agropoli il primo incontro pubblico dell'ex vice sindaco di Agropoli Elvira Serra. Tanti gli amici che le hanno espresso solidarietà e sostegno per quello che nelle settimane scorse è accaduto dopo la revoca delle deleghe da parte del primo cittadino Adamo Coppola. È stata inoltre l'occasione per la dottoressa Serra di parlare di tutela dei diritti, di libertà di pensiero e di buona politica. Infatti erano presenti oltre ai consiglieri di opposizione Agostino Abate, Natalino Consolato Caccamo e Gisella Botticchio, anche il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, e il vice sindaco Luisa Maiuri, oltre ad altri componenti della giunta comunale. Diversi i punti affrontati dalla Serra, si è parlato anche di progetti politici futuri, senza però tralasciare l'ospedale civile agropolese e il suo voto contrario alla delibera di giunta del 25 ottobre scorso che li ha visto revocare le deleghe dal sindaco Coppola. Forse non ero abbastanza esperta. Essendo medico da 30 anni in questo territorio, occupandomi di cardiologia da 30 anni in questo mio territorio, essendo specialista in rianimazione, avendo master e perfezionamento universitario, non ero abbastanza esperta. E quindi il mio consiglio non andava bene, però la salute della gente va tutelata, Agostino, va tutelata al di là di tutto.